Ashkelon, al sud di Israele, circa 100 km di strada da Gerusalemme. Siamo arrivati al confine con Gaza. Dopo un lungo tempo di attesa al checkpoint del valico di Erez, che si trova al nord della striscia, e dopo che il vescovo anglicano e il luterano di Gerusalemme sono stati bloccati e mandati indietro, passiamo il famigerato confine. Finalmente si entra, con il cuore sospeso. Al di là dei massi e delle barriere c'è un comitato di accoglienza. Il parroco latino, padre Manuel Musallam, abbraccia il patriarca con gioia e calore. Insieme a lui ci sono cristiani e musulmani, venuti a dare il benvenuto alla delegazione dei rappresentanti delle chiese di Gerusalemme, giunta proprio qui, a Gaza, ieri il 4 febbraio. Un rapidissimo viaggio per visitare e portare il loro sostegno alla popolazione della striscia. Con il patriarca latino, Monsignor Fuad Tual, ci sono anche l'arcivescovo armeno ortodosso e l'etiope ortodosso, ma anche un pastore anglicano e un luterano. Attraversiamo la zona di Jabalia e il quartiere di Sudanie, pieno di macerie. Diverse tappe nei luoghi più colpiti, come la scuola americana, collassata, e diversi altri edifici. E ci si rende conto degli effetti di questa ultima guerra su questa gente già duramente provata. Uno spettacolo di distruzione ed estrema miseria, quello in cui vive la popolazione della striscia, di cui Monsignor Tual ha ammirato la forza vitale. Anche l'ospedale di Shifa, nel nord, è stato bombardato. Qui la delegazione dei rappresentanti delle chiese, guidata dal ministro della Salute, fa visita ad alcuni reparti, incontrando alcuni giovani pazienti. Un medico illustra i casi più drammatici e la gravità di alcune ferite provocate da particolari armi. Alla domanda di un giornalista italiano se il Papa verrà a Gaza, padre Musallam ha risposto: "Noi palestinesi lo invitiamo caldamente qui", mentre il patriarca ha replicato: "Se il Santo Padre non potrà venire a Gaza, sarà la popolazione di Gaza ad andare dal Papa". Le belle cose che abbiamo visto sarebbe questa volontà di vivere la gente di Gaza. Chiudono le accessi, le strade da fuori, aprono altre strade sottoterrene, tunnel. E devono vivere questa volontà di sopravvivere a qualsiasi costo e da ammirare. D'altra parte abbiamo visto tanta distruzione, tanti malati, tanti feriti. Ma io ho detto a tutti quanti, ogni guerra è brutta, cattiva, in una guerra tutti perdono, e quello che perde meno pensa aver guadagnato, aver vinto. E adesso siamo di fronte ai risultati. Il dopoguerra è peggio che la guerra, ci sono tanti bisogni, però che fa piacere, c'è tanta solidarietà anche mondiale, da parte delle chiese, da parte dell'Europa, da parte di tutti gli amici. Ringraziamo il Signore per questa solidarietà. Noi continuiamo a pregare anche. Si riparte velocemente, alla volta della scuola delle Suore del Rosario, per portare loro un saluto ed incoraggiamento.